Noi abbiamo voluto fare questo accordo con Panpanorama e l'abbiamo già siglato, abbiamo già fatto tutto, non abbiamo ancora visto i contratti. Non abbiamo ancora visto i contratti, cosa vuol dire? Ci siamo guardati intorno e abbiamo detto qual è l'organizzazione che più di altre, come noi, vuole partire dal cliente, ma non demagogicamente parlando, vuole partire dal cliente con la conoscenza del cliente. Chi lavora su la conoscenza del comportamento del singolo cliente per singolo bacino di utenza per tutti i punti vendita? Abbiamo visto che un'organizzazione della GD era Panpanorama, allora ci siamo parlati e gli imprenditori sono parlati. Nella mia funzione di direttore generale sono stato liaison, collante fra gli imprenditori e hanno detto cerchiamo di unire le rispettive pratiche che abbiamo avuto, migliori, le best practices che abbiamo avuto sul territorio negli ultimi anni, facendo attenzione a non ripercorrere gli errori che abbiamo fatto partendo dai contratti. Abbiamo detto facciamo un accordo che non è una società consortile, una società per azioni, è un'associazione il cui obiettivo è quello di trovarsi al fine di capire, partendo dalle singole esperienze del singolo imprenditore. Noi abbiamo il nostro presidente Massimo Martino che andrà a parlare con il presidente di Panpanorama, dottor Bastianello, per cercare di capire dove possiamo migliorare insieme, dove possiamo recuperare economie di scala, dove possiamo recuperare economie nella logistica, e da lì partiamo. Poi siamo simili, abbiamo punti di vista al dettaglio, abbiamo tutti volontà di avere delle poche insegne importanti nel territorio, abbiamo anche la fortuna di essere in ambiti geografici diversi, loro maggiormente presenti al centro-nord, noi maggiormente presenti al centro-sud, e poi alla fine abbiamo detto, benissimo, con un panel di fornitori facciamo anche degli accordi insieme. Capite che questo è diametralmente opposto rispetto a quello del concetto del bench dei contratti. Lo faremo, un po' lo faremo anche noi. Tutti questi ambiti che però devono avere dei key indicator, e io voglio metterlo quello che è la produttività al metro quadro, cioè la capacità che noi abbiamo di riversare nella vera verità, che è le vendite che abbiamo per le nostre superfici. E noi siamo fortunati, mi considero fortunati a avere delle superfici da supermercati, superstore, superette, e di non avere le grandi ipermercati su cui probabilmente abbiamo meno know-how. Ecco, noi ci misureremo il risultato di questo nostro accordo sull'aumento delle vendite al metro quadro, andando a recuperare marginalità con le private label e vendite al metro quadro facendo un assortimento comune intelligente.